Poi abbiamo in questo capitalismo finto, capitalismo di debiti, capitalismo senza capitali, gente piena di debiti, che fa OPA contro OPA, gente che accumula migliaia di miliardi di debiti. Signori, abbiamo il Guinness dei primati noi, in Italia, del mondo, la società più indebitata del mondo, ce l'abbiamo noi. E non ne parla nessuno sui giornali. Porca puttana, continuano a menarlo con la FIA, che ha perso il 14% nell'anno, il 14% della quotazione, e non parlano per esempio della Telecom, porca troia, la Telecom quando ha fatto la fusione con la TIM ha perso il 19%. Perché mi incazzo io? Perché? Perché vi faccio vedere cosa succede, in borsa. Io sono di Genova, io sto molto attento, noi siamo l'economia del futuro, non guardarmi così. Mio padre era un industriale, mi diceva, vedi, mi ha insegnato così, mi ha detto, chi si quota in borsa è perché ha dei problemi, perché quando un'azienda va bene è inutile dividere quando va bene i guadagni con degli estranei, dividi i debiti con gli estranei, questa è la saggezza. Signori, sono tutti pieni di debiti, sono tutti con i bond, abbiamo fatto la riforma del diritto societario, l'abbiamo fatta noi, ecco perché vanno a emettere bond, il cambiamento delle parole, questo furto del significato delle parole, bond, le chiamassero col loro nome, le cambiali, non i bond. Allora se arrivava il tuo direttore e ti diceva, ho delle cambiali della Parmalat, diceva, non mi rompe un cazzo, gli diceva, vaffanculo. Invece detto, abbiamo i bond. E te che non capisci un cazzo, me ne dia 6-7 eti, cosa devo fare, capisci? Allora, succede così. Allora, vi spiego questa cosa con la rete. Io con questo accesso alla rete ho scoperto un mondo che è la conoscenza. Siamo nella terza guerra mondiale, quella della conoscenza. O arriviamo a avere la conoscenza, siamo tagliati fuori. E non puoi più avere intermediari. La rete ti permette di andare direttamente dove devi andare. Questa è la, io ci credo talmente tanto, ma vedo, io con la rete posso andare in borsa, vedere cosa succede in borsa. Ci sono 271 aziende quotate in borsa, il 30% hanno due consiglieri di amministrazione in comune, l'altro 30% ne hanno 5 in comune e il 40% ne ha più di 8 in comune. Poi parlano di competitività. Come fai a competere se abbiamo lo stesso consiglio di amministrazione con gli stessi uomini che devono fare i tuoi interessi che mi vendi e i miei interessi che ti compro? Come caso? Non esiste. Sono tutti legati coi consigli di amministrazione. E allora ecco il debito. Non ne compri neanche le società. Prendi un 1% di una società, ci metti i tuoi uomini nel consiglio di amministrazione, li paghi tu e la spolpi dall'interno perché fanno quello che vuoi tu. Quello che succede oggi. 271 azioni quotate in borsa, tutte legate in questo rapporto sadomaso.